Allora, Raffaele Trano, questa è la primissima intervista che rilasci. Sì. Ufficialmente che cosa devi dichiarare? Ma innanzitutto sono contento, è anche un'affermazione inaspettata, in quanto Ilaria Fontana, la mia collega candidata all'uninominale di Cassino, in sostanza lei ha vinto il collegio, io ne sono contentissimo, e quindi lei era anche la seconda del plurinominale, per cui per una importanza gerarchica, e lei è entrata come parlamentare con l'uninominale di Cassino, automaticamente da terzo sono arrivato secondo, e quindi automaticamente dovrebbe, insomma, essere quasi ufficiale, e quindi Camera dei Ecco, una Deputati. vittoria ottenuta sul filo di lana, diciamo. Sì, ho ottenuto anche per pochi voti, io credo che sia ormai quasi ufficiale, perché ho ascoltato il comitato elettorale di Abruzzese che ha accettato la sconfitta, e quindi dovrebbe essere così. Io vi parlo che non ho ancora proprio la certezza matematica del Viminale, ma 99% è questa, l'attendibilità. E si prova, Raffaele. Ma guarda, per un attivista come me, non politico, è veramente una grande sensazione, ma soprattutto una grande responsabilità. Una grande responsabilità perché, insomma, dobbiamo fare molto, molto per il nostro paese, ma soprattutto per il nostro territorio. Ci diceva Andrea Cervone, è nato con te il movimento qua che è imitato, quindi grande soddisfazione doppia, insomma. Io, guarda, mi sono speso tantissimo in questi anni affinché si sviluppasse sul territorio il Movimento 5 Stelle. Ho sempre creduto in quei valori, in questi ideali, e soprattutto di fare politica dal basso, sempre con una grande partecipazione, e di essere diversi dalla vecchia politica che ci ha portato a questo brutto livello. La tua è stata anche una campagna elettorale condotta con un certo stile, sei stato Grazie. molto in mezzo alla gente, hai preferito non fare grandi convention, ma essere per esempio nei mercati. Ecco, raccontaci un attimo anche questo aspetto. Allora, io sono stato prevalentemente con i cittadini nei mercati, nelle piazze, girando, incontrando associazioni, incontrando chiunque era interessato ad ascoltarci a noi e il nostro programma. È bello perché mi sento soprattutto soddisfatto, e lo posso veramente dichiarare a tutti voi, di aver speso quasi niente, rispetto a chi invece ha speso centinaia di migliaia di euro facendo girare ogni giorno delle vele, investendo in cene elettorali e materiale pubblicitario sopra le macchine, sui tergicristalli. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale completamente diversa, pulita, rispettosi delle regole, soprattutto utilizzando i social media. E quindi ecco, questa è una grande soddisfazione, anche perché noi siamo al passo con i tempi, siamo giovani, abbiamo delle energie diverse rispetto a tutti questi vecchi polponi della politica. Ecco, molto spesso si dice che i candidati del Movimento 5 Stelle non hanno grossa esperienza, non hanno grossa professionalità, però questo non è proprio il tuo caso. Beh, io sono ho già un professionista, sono laureato con lode, ho sempre investito molto nello studio e, insomma, ho delle capacità. Quindi e per quello anche durante la mia candidatura alle parlamentari ho sempre affermato di volerle mettere a disposizione della collettività, e questo farò quando, insomma, andrò a Montecitorio. E poi hai condotto anche tante battaglie per il territorio. Assolutamente, continuiamo, perché comunque l'emergenza non è finita qui, soprattutto quella contro Acqua Latina. Sarà un mio impegno da sempre oramai, non è come dire, una sorpresa, una novità, ma non solo quella, anche per le infiltrazioni camorristiche su questo territorio. E insomma, c'è molto da lavorare, e io il claim di questa mia campagna elettorale è uno di voi, per tutelare il nostro territorio, e sarà così anche per il futuro. Un grande 2018, che ce ne arriva anche, diciamo, la sorpresa, no? Sì, diventerò papà a giugno, e quindi è veramente sembra un anno strepitoso. Senti, e poi come, diciamo, Movimento 5 Stelle adesso avete anche una grande responsabilità perché avete ottenuto anche un risultato molto rilevante, no? Siete il primo partito in diversi comuni. Siamo il primo partito in diversi comuni, al sud siamo praticamente arrivati a tassi del 50-60%. Però l'Italia è divisa elettoralmente, ma questa è una decisione che spetterà ai parlamentari e al capo politico Luigi Di Maio. Io su questo non posso pronunciarmi, perché è una decisione che verrà fatta collegialmente con i vertici del movimento. Grazie.
ci vuoi fare un chi non salta 5 stelle? Guarda, questa è una grande intanto è una guarda, secondo me curata. Ci ha portato una grande fortuna, quindi allora saluto al sindaco perché ha portato bene. Sì, assolutamente, grazie Cosimino, continua a saltare perché ci porta bene. Hai fatto il rappresentante di lista questa sera? Io sì, anche se sapevo che insomma era quasi ufficiale la notizia, ho continuato come attivista il mio impegno preso, che era quello di scrutinare le schede, di fare lo spoglio, e ho atteso almeno quelle del Movimento 5 Stelle alla Regione. Fino all'ultimo minuto, sì, anche se mi hanno fatto decine e decine di telefonate, ma quando uno è attivista è cosa diversa da essere politico di vecchio stampo. Questo sicuro. Allora. Grazie a voi, cittadino, mi dà qua onorevole, e sono quelli che ci hanno portato a questo stato di cose. Cittadino, portavoce del Movimento 5 Stelle, senz'altro. E del Golfo di Gaeta soprattutto. E soprattutto sì, del Collegio di Terracina, che insomma, dove ero candidato, dove mi trovo candidato, sì.